Uè, ogni tanto sui lidi di questo splendido e paradisiaco canale capita che si spiaggi qualche hater che mi accusa di lamentarmi e basta. Di prendere in giro chi non la pensa come me, di spargere sale sulle ferite di chi soffre di un terribile male interiore. Giammai! Oggi ho deciso di creare una puntata costruttiva, di donare il mio piccolo dono all'umanità intera offrendovi dei preziosi consigli per la vostra salute fisica, ma soprattutto spirituale. Naturalmente li ho pescati sui gruppi di contromedicina più becera, perché a noi la scienza ci fa schifo. Biodinamica, omeopatia, radionica, medicina vibrazionale, ormai la fuffa antiscientifica imperversa in ogni angolo dell'internet. Serve quindi sapersi orientare. Voi direte, per evitare di cadere nella rete delle fake news? Ma no, ma per saper cogliere le migliori occasioni. Tipo, che ne so, un giorno in piramide. Utilissimo per far scoprire al tuo corpo le meravigliose proprietà benefiche delle piramidi, ma anche per farti sentire come un vero faraone egizio. D'altronde non escludo che un'esperienza del genere possa farti colare il cervello fuori dal naso, per quanto sia stupida. Come ogni percorso terapeutico che si rispetti, tutto parte dalla visita, dalla anamnesi del paziente. Va che bei termini scientifici che vi porto, eh. Ironico, visto che di scientifico oggi ci sarà ben poco. Direi quindi di proporvi alcune delle tecniche di diagnosi più all'avanguardia, come l'iridologia, cioè lo studio dell'iride, la parte colorata dell'occhio, in grado di fornire precisi messaggi sulla condizione di salute dell'organismo. Ma come funziona una seduta di iridologia? Ce lo spiega il nostro ospite, il dottor Gross, che chiaramente è solo un caso che si chiami come me e che mi assomigli, non lo conosco minimamente. È molto semplice, in pratica mi siedo a un metro di distanza dal paziente e lo fisso intensamente negli occhi per 45 minuti, dopodiché grazie a tecniche antichissime unite alla mia grandissima esperienza sono in grado di diagnosticare molte, moltissime cose. Chiaro, chiaro, ma su quali basi scientifiche si posa? Quali sono le prove del suo funzionamento? Cazzi miei. Perfetto. Se per qualche assurdo motivo non doveste fidarvi dell'iridologia, potrei proporvi altre tecniche anch'esse antichissime, come i pendoli egizi. Strumenti con proprietà davvero eccezionali, ma che vanno usati con grande attenzione, soprattutto il pendolo di Osiride, per via di determinate qualità che possono essere energeticamente nocive se applicate nella maniera sbagliata. Potrebbero entrarvi nel... Se invece doveste preferire dispositivi tecnologici all'avanguardia, posso proporvi il top di gamma. Uno strumento rivoluzionario che unisce le conoscenze delle tre maggiori medicine mondiali. Eccolo, l'ho qui con me. Naturalmente il mio è il modello avanzato, quello pro. Fa anche la lucina. Questo gioiellino della tecnica è in grado di misurare la variabilità del battito cardiaco, cosa che potresti fare con qualsiasi Fitbit. Ma questo è in grado di darti un sacco di consigli basati sulle discipline più disparate, ad esempio valutare il tasso di invecchiamento biologico, il livello di infiammazione, l'indice di stress metabolico e le correlazioni psicosomatiche, e tutta un'altra serie di cose che suonano vagamente scientifiche ma che fondamentalmente non vogliono dire un cazzo. Ma ci sono anche metodi più semplici, metodi in cui non serve scomodare neanche la pseudoscienza, ma basta scomodare Paolo Fox. Come ripulire il corpo dei tuoi clienti dai traumi passati e risvegliare il loro stato primordiale semplicemente chiedendo di quale segno zodiacale sei. In che senso? Ogni segno zodiacale ha una specifica zona del corpo in cui si accumulano le somatizzazioni. Non oso immaginare dove somatizzi uno nato sotto il segno dei pesci. Tra l'altro è ironico come in realtà i segni zodiacali dovrebbero essere cambiati da quando sono stati inventati nel 2000 avanti Cristo dai babilonesi, e oggi ci dovrebbe anche essere un tredicesimo segno zodiacale, ma questa è un'altra storia. Piuttosto non pensiate che sia materia antiscientifica, anzi. Ancora più scioccante, una ricerca dell'Università di Harvard ha mostrato come persone che reprimono continuamente le proprie emozioni hanno una probabilità del 30% in più di morire prematuramente per tutte le cause e del 70% di venire diagnosticati di cancro. Spoiler, l'articolo linkato a fondo pagina non dice assolutamente questo, però questo è un grande classico delle fuffate, ovvero
linkare cose a caso per suonare scientifico, ma che tanto nessuno leggerà mai. Comunque, sta roba si basa su una credenza del 1500. Evidentemente chi provava a vendere sti corsi si è accorto che suonava troppo datata, troppo fuffosa, e quindi ci ha riprovato dopo poco con una nuova variante. Ora usa praticamente lo stesso layout delle pagine e ha cambiato solo il colore, e si è buttato sulle emozioni, che fa molto più orientaleggiante, che va un po' di moda oggi, no? E propina una teoria secondo cui ad ogni parte del corpo corrisponda un'emozione da massaggiare in modo diverso. Anche in questo caso, naturalmente, bisogna acquistare il corso per imparare a farlo, perché voi non lo sapete, ma nelle vostre mani avete delle armi potentissime. Caro collega massaggiatore, praticare un massaggio nella zona del corpo che ti sto per mostrare non è adatto a tutti. Se le probabili lacrime di un tuo cliente ti manderebbero nel panico, allora non praticarlo per alcun motivo. E la Madonna, ma che potere c'ha nelle mani sto qua? Cosa ti insegna a far esplodere la gente come Kenny il guerriero? Comunque, anche in questo caso, se per qualche assurdo motivo non doveste fidarvi dei protagonisti della medicina alternativa, niente paura, perché voi stessi potete diventare dei professionisti. È sufficiente un brevissimo corso online di poche ore. Potete scegliere tra tantissime tecniche all'avanguardia. Diventa operatore quantico accreditato, addirittura da 3 diversi enti internazionali. E non solo! Riceverai anche questo bellissimo certificato creato su Paint versione Windows 2000, assolutamente anticontraffazione. Ma io dico, ma perché limitarti al certificato? Ma iscriviti direttamente a uno di questi importantissimi enti internazionali. Come dici, non ne sai nulla, ma non hai capito ancora che la conoscenza ormai è un concetto superato? Ti basta sganciare 60 euro e bam! Anche tu puoi diventare in meno di mezz'ora un professionista iscritto all'albo. Io stavo pensando di farlo, così non so, per acquisire un titolo che mi dia un po' di credibilità anche in questi ambienti. Tra l'altro posso scegliere quello che voglio. Stavo pensando in dottore in patatologia linfatica bioattiva. Suona bene. Che ne dite? Se no, virate su altre materie. Chelazione energetica. Io l'ho fatto. Con successo. Alimentazione energetica in primavera e per il temperamento sanguigno. Ho fatto anche questo, con specializzazione come fosse Antani e scappellamento a destra. Poi vabbè, 22 corsi olistici a 67 euro. Come fai a dirgli di no? Considerando che sono oltre 3 euro a corso, saranno sicuramente curati tantissimo. Oppure l'imperdibile corso online per parlare con gli animali. Utilissimo, metti caso che ti perdi in aperta campagna. Domandina tattica alla capretta di passaggio e tac, hai risolto. Alle volte però l'autoconsapevolezza non basta, oppure le visite potrebbero non darvi tutte le risposte di cui necessitate. Potreste avvertire una sensazione di malessere perdurante. E quindi eccomi qui per voi con altri consigli preziosissimi. Quale potrebbe essere la fonte dei vostri mali? Una delle più gettonate è lo demonio, le forze maligne che si annidano ovunque, peggio dei batteri. Quindi cosa c'è di meglio di una bella collanazza del vostro santo preferito? In rete ne potete trovare di tantissimi tipi e spesso anche in super offerta, così non solo vi difenderete dalle forze oscure, ma potrete anche sembrare dei trapper integralisti cattolici. Se sfortunatamente non siete credenti, potete virare sulla mineralogia. Il principio è bene o male lo stesso, vi addobbate di perline come un albero di Natale fuori stagione e poi sfruttate il potere dei sassi per difendere dalle forze del male. Anche in questo caso, come al solito, ci sono perennemente i saldi. In questo caso potete trovare la collana tripla protezione a un costo minore di quella doppia protezione. Che culo! Ci sono poi tutte quelle pseudoscienze più frufru, più new age, che puntano a usare elementi considerati naturali, dei rimedi della nonna, tipo, che ne so, cospargervi il corpo di olio come foste una teglia da forno. Sai perché è bene mettere vari oli diversi nell'ombelico? Il nostro ombelico è un dono incredibile. Tutte le nostre vene sono collegate al nostro ombelico, il che lo rende il punto centrale del nostro corpo. Non sono sicuro che questa relazione abbia senso, comunque... già sono sorpreso del fatto che, considerando come ragionano, il punto centrale del loro corpo non sia il buco del... Passiamo ai dettagli succosi. Cosa devo fare? Olio di neem nell'ombelico per sbrazzarsi dei brufoli, ok? Olio di mandorle per un viso luminoso, olio di senape per rimuovere labbra secche e crepate, olio d'oliva o cocco per migliorare la fertilità. Beh, sicuramente se non altro ci puoi fare un ottimo pinzimonio, ma non ho capito perché dovrebbe funzionare. Il tuo ombelico ha la capacità di rilevare quali vene si sono seccate o che funzionano correttamente, e mettendo l'olio le vene si
aprono e così si attiva la rigenerazione e la guarigione. Se ti si seccano le vene è un casino, per questo che loro probabilmente le innaffiano con la grappa. Dovrei trovare il modo di rilassarmi un po', tipo, che ne so, con l'aromaterapia, Certo, potrei unire l'utile al dilettevole, tipo comprando questo incenso al profumo di soldi, in grado di fornirmi la forza trainante e l'energia di cui ho bisogno per ottenere denaro. Oppure questo, al profumo di... Ok, proseguiamo, non lo voglio sapere. Un altro ambito gettonatissimo dalle fuffo medicine sono le vibrazioni, che nessuno sa bene cosa siano, però sono gettonatissime perché pare siano la panacea di tutti i mali. Acufeni, dolore ai denti, tunnel carpale, artrosi, artriti, psoriasi... È semplice. Ti piazzi tra due magneti, ti fai un sonnellino rigenerante, sganci il centello e te ne torni a casa felice come una Pasqua. Che poi la maggior parte di sti fuffatori lo sa benissimo che non servono a niente e lo scrive pure, aggiungendo chiaramente 4-5 righe in carattere 12 in 3 pagine di testo, che pare sia abbastanza per pararsi il deretano dalla legge, però pare che incredibilmente non sia sufficiente ad informare le persone che inconsapevolmente cadono nella trappola. C'è anche chi propone i gatti come farmaco vibrazionale naturale. Tra poco useranno anche il nonno col Parkinson come medicinale omeopatico biodinamico. E poi c'è il boss finale, l'ultimo arrivato, una cosa che online va fortissimo: l'elettrosmog. Fondamentalmente l'elettrosmog è la contaminazione degli ambienti da parte di campi elettromagnetici generati da fonti artificiali. La faccio semplice, una cosa vera, reale e in costante aumento. Quello però che non si sa è se questi campi elettromagnetici facciano male, li stanno ancora studiando. Ed è lì, quando non si conosce qualcosa, che si annida la paura. Ed è lì dove si annida la paura che ficcano il ditino come Winnie the Pooh nel vaso di miele i fuffatori in cerca di grano. Card magiche in grado di proteggervi semplicemente portandovele in giro, ciondoli per i vostri amichetti pelosi, braccialetti, bandane per fare il cosplay steampunk di Jack Sparrow, cerotti! E poi, come al solito, il colpo di classe per pararsi il culo. Quanto sopra indicato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico. I biomagneti non sono prodotti elettromedicali o farmaci. Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono le patologie. E poi, sottolineiamolo, Non presentano alcun tipo di controindicazione! E grazie al cazzo, sono dei pezzetti di metallo! Hanno controindicazioni solo se te le infili nel culo. Bene, potrei andare avanti per ore con cristalloterapia, orgoni, omeopatia, ma per oggi basta. Se vi interessa il tema fuffa medica online, ci ho fatto altri video, ve li lascio linkati in descrizione. Però, prima di lasciarvi con l'ultima chicca, con l'oggetto indispensabile nella casa di ogni italiano, ecco, ci tengo a dirvi: usate sempre il cervello prima di cliccare il tasto acquista online, però lasciatevi pure prendere dall'impulso prima di cliccare il tasto mi piace, iscriviti al canale o condividi sotto i miei video, io non vi fermo. Ed ora la chicca. Mi ricordo che quando ero piccolo vidi una puntata del laboratorio di Dexter, che i più giovani non sanno neanche cosa sia, in cui lui doveva imparare il francese, quindi si costruì un aggeggio che però durante la notte si inceppò facendogli ripetere all'infinito omelette du fromage. Omelette de fromage, omelette de fromage, omelette de fromage, omelette de fromage, omelette de fromage. Ebbene, oggi quell'aggeggio esiste! La fascia Bluetooth studiata per farti ascoltare gli audio frequenziali bineurali o ipnotici di benessere, comoda in qualsiasi posizione, quando sei a letto, in viaggio o in spiaggia. Cosa aspetti? Omelette... acquistala subito!